giornale, commemorando la firma della Costituzione italiana, avvenuta 2 anni fa. La Costituzione è stata qualcosa di straordinario, perché si è posta in contrapposizione con le leggi razziali di Mussolini, che devastarono il nostro paese, segnando il periodo peggiore mai avvenuto. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Salve a tutti, buonasera e benvenuti al TG1. Ci ricordiamo tutti delle leggi razziali emanate dal capo del governo Benito Mussolini 42 anni fa. Sono invece passati 32 anni dalla firma e dall'approvazione della Costituzione italiana. Noi oggi vogliamo ricordare solo una piccola parte della storia italiana. Questo è tutto dal TG1, arrivederci e buona serata. Benvenuti al TG1 delle 20. Oggi, 8 maggio 2018, sono passati esattamente 80 anni da quando Benito Mussolini emanò le leggi razziali che devastarono il nostro paese. Per causa di queste leggi, molti ebrei, oltre 6 milioni di persone, tra cui donne e bambini, sono morti innocentemente. Noi oggi ci teniamo a ricordare questo evento, perché chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo. Di un mare di violenza e di abominio, tutte le vittime dell'odio sono uguali. Meritano uguale rispetto.